che turismo sarebbe senza la pianura? Quali sono soprattutto i prossimi passi? È sicuramente un territorio che deve fare un percorso di crescita, perché è rimasto indietro rispetto alla montagna, rispetto alla collina. I prossimi passi che chiediamo prevalentemente ai sindaci e ai comuni in questo momento di pianura è di iniziare con una manifestazione di interesse per dimostrare l'interesse a fare rete, a superare quelli che sono un po' i cosiddetti campanilismi, quelli che sono un po' gli interessi dei micro territori, in favore, senza rinunciare a questi, ma in favore comunque di una politica più allargata da questo punto di vista. E questo è già un primo passaggio fondamentale. Dopodiché allora iniziamo a lavorare su quello che è un discorso di identità del nostro territorio, quindi la pianura non ha un nome, no? Quando si dice Langa, Langhero, Ero, tutti sanno esattamente a cosa ci si riferisce. Occorre trovare un brand. Occorre trovare un brand, esatto, ed è quello che dovremmo andare a fare. E poi arrivare pian piano ad una pianificazione che ci porti ad essere non più una terra di passaggio per andare da un'altra parte, ma diventare una terra di destinazione turistica, cioè essere noi come punto di arrivo di un turismo. Il Trentino è nell'immaginario di tutto, il grande maestro per quanto riguarda il turismo. Che cos'è che potete consigliare alle terre di pianura per, insomma, valorizzarsi un po' di più? Il futuro sarà sempre la più messa a sistema delle nicchie, le nicchie che sono per chi l'appassionato il vero centro del mondo, e quindi l'esempio della pesca è stata veramente provocatoria, perché è un piccolo numero di appassionati nel mondo che si muove per questa passione per nella pesca no-kill, perché parliamo di sostenibilità, di un turismo che duri nel tempo. Però questo è solo un piccolo esempio di molti altri che chiaramente poi anche voi dovrete cercare e che troverete senz'altro, perché avete un panorama di risorse infinite, soprattutto nella gastronomia, ma anche nell'ambiente, nel territorio, nell'outdoor, però sempre coltivando le passioni di questi nicchie di mercato che esistono e non aspettano altro di venire, muoversi per fare nuove esperienze. Puoi ricordare di comunicare bene, non scegliendo soltanto un mezzo. La comunicazione, senza la comunicazione questo non arriva, resterebbe, no, un tesoro nascosto, e quindi evidentemente la comunicazione nei vari canali, dal digital in primis, ma evidentemente poi è l'ospite il vero comunicatore quando, no, scoprirà qualcosa con sorpresa, spesso alle volte, no? Una nicchia nuova, poi il tam tam, e poi partono chiaramente anche gli entusiasmi degli operatori che in quella nicchia magari hanno creduto, con il supporto di chi fa regia, gli ambiti i vostri territori, le vostre amministrazioni, che ovviamente dovranno scoprire un percorso che darà senz'altro soddisfazione, perché questo è il metodo, nulla è già pronto, però è disponibile senz'altro.